Si è aperto, nella mattinata di venerdì 24 marzo, il 21esimo Seminario Nazionale di Gnomonica, organizzato per quest'anno nell'Auditorium Celestino Piva di Valdobbiadene. In genere il primo giorno, il venerdì, si comincia nel pomeriggio e vengono aperte le relazioni, vengono presentate diverse relazioni. I relatori provengono in genere da tutta l'Italia, soprattutto però dal nord, e un gruppo abbastanza consistente proviene dalla Sicilia. E si comincia, gli argomenti sono molto vari, si possono esaminare su una rivista che edita qui a Valdobbiadene, e quindi i lavori andranno avanti fino a domani pomeriggio. Nel pomeriggio ci sarà una visita in un luogo molto importante, poi ci spiegheranno in dettaglio di che si tratta, di quale luogo si tratta, e domenica si concluderanno i lavori. Qui, quando sono arrivato, io vengo dalla provincia di Latina, e quando sono arrivato qui la prima cosa che mi ha colpito è stata la meridiana sotto il campanile. Ebbene, questa si tratta di una vera meridiana, nel senso che indica soltanto il mezzogiorno, in seguito sono state aggiunte le altre ore, ma sono molto marginali. Il motivo per cui si trova sul campanile, molti non lo sanno perché, essendo combinata con l'orologio meccanico, la meridiana era molto importante per regolare l'orologio di tanto in tanto, ovviamente quando il sole era presente. E quindi l'addetto si chiamava temperatore ed era responsabile per la sistemazione, per il buon funzionamento dell'orologio e anche per la sua precisione per i tempi. Come si è avvicinato a questo mondo delle meridiane? Ero incuriosito da questi ragnatele, sembrano quasi ragnatele. E la prima cosa che veniva spontanea era di guardare l'orologio e dire ma com'è precisa, oppure ma magari l'autore ha fatto una strafalcione perché vedeva una discrepanza molto notevole. Ebbene, solo in seguito poi ho capito che le meridiane non indicano l'ora a cui siamo abituati, quest'ora cadenzata, che è un'ora artificiale, bensì segue il movimento apparente del sole. Cioè, non tutti sanno che la velocità di rotazione apparente la velocità di rotazione della Terra è variabile nel corso dell'anno e varia da 29 km al secondo a 31 km al secondo, per cui all'incirca. Per cui le meridiane seguono questo andamento ciclico e spesso danno l'impressione di non essere precise. In ogni caso, i ritardi e gli anticipi maggiori rispetto all'orario normale, diciamo cadenzato, è di circa 16 minuti l'anticipo a novembre, e in febbraio addirittura un ritardo di 14 minuti, per cui se uno si volesse regolare l'orologio proprio con una meridiana normale, si rimarrebbe molto male, ecco. Ecco, naturalmente parlo anche a nome di tutto quanto il gruppo dei gnomonisti trevigiani, l'impegno è stato grande, ma il programma che avevamo pensato è quello che stiamo in questo momento attuando, quindi siamo felici. In questo momento siamo alla Gipsoteca di Antonio Canova. Qual è la continuazione della giornata? Allora, dopo la visita alla Gipsoteca e la casa natale di Antonio Canova qui a Possagno, procederemo per Pollina per visitare l'abbazia, il complesso abbaziale di Pollina. Questa sera proseguiremo con la cena, ovviamente, e domani mattina invece alle 7:30 messa in Duomo, messa cantata e suonata dall'organista Matteazzo e dal soprano da Giovanna Capretta, messa appunto del meridianista che ritorna dopo qualche anno che mancava ai seminari,
e alle ore 9 si riprende presso l'auditorium Piva la terza e ultima giornata del seminario, che andrà a concludersi attorno all'1. In occasione del 21° seminario di gnomonica nazionale organizzato proprio qui a Valdobbiadene, abbiamo pensato di portare le persone che sono venute da tutta Italia a visitare quello che è il nostro territorio, facendo un giro dei monumenti e dei luoghi principali del paese. Siamo partiti per una strada antica, che è la strada della Castella, e siamo passati davanti alla chiesetta di San Martino, per poi proseguire verso San Floriano. San Floriano è un santuario che si trova proprio in alto rispetto al paese e dà la possibilità di avere un balcone su tutto il panorama circostante, quindi di vedere non solo Valdobbiadene centro dall'alto, ma di vedere anche tutte le zone limitrofe. San Floriano è una chiesetta antica, è stata spiegata un po' la storia del santo, è stata spiegata la storia del santuario stesso e un po' la storia anche dei danni che ha fatto la guerra e non solo a Valdobbiadene. Da San Floriano siamo scesi per la stessa strada e siamo arrivati in centro dove abbiamo potuto visitare sia la galleria d'arte dedicata a Simon Benetton, sia la mostra fotografica sulla Prima Guerra Mondiale allestita presso il centro. Abbiamo visto il Duomo, il campanile e i monumenti che riguardano il centro di Valdobbiadene. Le persone sono state molto interessate, si sono divertite, hanno apprezzato quello che è il nostro territorio, per fortuna anche in una bella giornata soleggiata.